Bruno Astori, Voci nell'ombra è sempre più seguita all'estero. Abbiamo visto giornali inglesi, ne hanno parlato e interverrà anche durante la manifestazione il più famoso regista russo. Una grande soddisfazione. Una grandissima soddisfazione. Difatti avremo ospite Nikita Mikhalkov, che ha un forte sodalizio con l'Italia, in quanto buona parte dei suoi film sono stati girati con attori italiani. Ricordo uno per tutti, per esempio Ciccioni, che è stato girato insieme a Marcello Mastroianni. Nikita Mikhalkov ci onorerà della sua presenza e con lui faremo un ragionamento anche su come, per esempio, il mondo del doppiaggio viene vissuto in Russia. C'è una bellissima e grande tradizione di doppiaggio sovietico. E una chicca, insieme a Mikhalkov verrà Artem Karapetyan, che è un direttore di doppiaggio sovietico, che è la voce russa di Alberto Sordi, e sarà curiosissimo vedere Alberto Sordi doppiato in russo. Dario Penn, attore di teatro, doppiatore, voce di Anthony Hopkins. Come ha cominciato a doppiare? Ho cominciato a doppiare proprio facendo il teatro, in un certo senso, cioè io ovviamente ho cominciato a recitare in teatro perché è sempre stata la mia passione. E, recitando in teatro ho avuto modo di fare anche la radio, perché quella volta si faceva poi tantissima radio, si facevano tutte le commedie alla radio, si facevano gli originali radiofonici, si faceva la rivista, si faceva un po' di tutto, tanta radio che adesso non si fa più purtroppo, era una cosa molto bella. Facendo la radio ho conosciuto tutti dei colleghi che facevano il doppiaggio, io non sapevo neanche che esistesse, ma mi hanno detto con quella voce tu devi fare il doppiaggio. Dico, ah sì? Non so che cos'è. Comunque, vieni a Roma e vedrai che farai subito il doppiaggio. Ed è stato vero, così, in questa maniera, lavorando, ho cominciato anche a fare il doppiaggio. E poi, siccome ha funzionato, ho continuato a farlo, insomma, diciamo così. Ho fatto sempre meno teatro, purtroppo, e sempre più doppiaggio. Ecco, un ricordo di un collega, Ferruccio Amendola. Ah, Ferruccio era un grandissimo collega che mi ha insegnato molte cose, con cui ho lavorato non moltissimo purtroppo, però insomma ho avuto modo di imparare anche da lui, sì. Altri personaggi doppiati da lei. Oltre a Anthony Hopkins, beh, Michael Caine molto spesso, per cui ho preso anche il premio qui l'anno scorso proprio a Voci nell'Ombra per le regole della Casa del Sidro. Poi ho dato la voce a Tommy Lee Jones, tantissimi che adesso neanche mi ricordo, insomma questi diciamo che sono i più importanti, quelli che ricordo con più gioia. Ecco, una frase doppiata che le è rimasta nel cuore e nella mente. Quella del silenzio degli innocenti, alla fine del silenzio degli innocenti, lui al telefono dice, scusa, adesso ti devo lasciare perché ho un amico per cena. E se lo mangiano. Claudio G. Fava, direttore artistico di questo festival del doppiaggio Voci nell'Ombra. Ormai siamo al quinto anno, una manifestazione sempre in crescendo. Credo che si possa dirlo senza essere giudicati immodesti. Sì, abbiamo avuto quest'anno una copertura di stampa e anche televisiva notevolissima e questo ci fa piacere perché alla storia e da me, perché storia è stato l'inventore, perché significa che questa idea di studiare il doppiaggio, di segnalare i meriti del doppiaggio, eventualmente di fustigare i demeriti, ha incontrato l'interesse della stampa e i favori del pubblico, come si dice, il che è vero e ci riempie di gioia. Ecco, qualche rimpianto per le presentazioni dei famosi cicli alla televisione. Beh, il rimpianto dell'età, no? Il rimpianto dei 10, dei 20, dei 30 anni trascorsi. Mi rendo conto che la televisione di oggi non ha più interesse per queste cose. Forse c'è un interesse latente da parte del pubblico, soprattutto di quello anziano, ma la televisione di oggi non credo che possa alternare Il Grande Fratello alle presentazioni dei film, sono due mondi che non comunicano. Ilaria Stagni, insieme a tutto lo staff del film La Casa del Pollo, produttrice e attrice e voce di questo film. Come mai questo film fatto da doppiatore?
Questa è la caratteristica peculiare di questo film. Praticamente per la prima volta, credo nella storia dello spettacolo, le grandi voci si vedono, cioè tutti i doppiatori dei personaggi più importanti di Hollywood sono presenti in video in questo film. Il cast è di 110 persone più o meno e il 90% è composto da doppiatori, tra i più bravi del mondo. Bruno Astori, ideatore di Voci nell'Ombra, siamo al quinto anno. Come è nata l'idea e quali sono le finalità di questo Oscar del doppiaggio? Ma l'idea è nata verificando che non esisteva in Italia una manifestazione specificatamente dedicata al mondo del doppiaggio, nonostante i doppiatori abbiano fatto grande buona parte del cinema straniero. E da questa considerazione, che è un po' l'uovo di Colombo, ci siamo resi conto che si sentiva molto l'esigenza di questo. E difatti in questi 5 anni la manifestazione è cresciuta moltissimo. Quest'anno è veramente straordinaria l'attenzione, la partecipazione e anche l'attenzione dei media a questa edizione, a questo festival. E dicevo che la crescita ha determinato infatti il fatto che l'idea era buona, che l'idea era giusta, che l'idea andava coltivata. E allora in questo senso vogliamo andare nel solco di portare avanti sempre di più questo festival, rendendolo di fatto una manifestazione che andrà avanti per tutto l'anno, con una serie di momenti legati anche all'apprendimento delle tecniche del doppiaggio, ai problemi della traduzione dei testi multimediali, al problema dell'adattamento, cioè a tutto quel complesso di somme che determina poi il fatto che un prodotto da una lingua originale diventi poi in italiano. Ecco, un grande amico di finale, grande tuo collaboratore, Claudio Gifava. Beh, più che amico, collaboratore e maestro, non lo nego e anzi mi fa piacere. C'è stato un bellissimo rapporto, un ottimo sodalizio culturale e anche appunto di amicizia personale, e se questa manifestazione è diventata così grande si deve soprattutto a lui, che è una figura così, così bella e così rappresentativa di tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in Italia, che averlo come direttore artistico è un piacere e soprattutto un onore.